Ora si dice spesso, ho sentito dire che talk show post-elettorali, anzi della notte elettorale, che insomma a questo punto sì, l'Italia, eccetera, insomma l'Italia pesa con questo risultato elettorale, anche perché si dice Francia e Spagna anche loro vogliono in qualche modo derogare, tra virgolette, all'interpretazione ortodossa del fiscal compact. Premesso che Francia e Spagna intendono un'interpretazione più avanzata del fiscal compact, soprattutto sul fronte degli investimenti, ma l'Italia sta in condizioni un po' molto diverse. Oltretutto, con una presidenza di Commissione Vestager, la vedo male che si consenta all'Italia una deroga. L'altro elemento portante di questi risultati è che dopo tanti, tanti anni, forse anche decenni, durante i quali l'Italia mandava in Europa una rappresentanza parlamentare che in Europa era parte della maggioranza europea. Negli ultimi anni, tra l'altro, tra la parte di centrodestra filoeuropeista e il PD, andavano tutti e due a confluire nella maggioranza fra il Partito Popolare e il Partito Socialista. Forse per la prima volta, questa volta, l'Italia manda in Europa una rappresentanza molto forte, quella che ci compete, tra l'altro, il numero dei parlamentari è fisso per ogni paese. Ora è mobile un po' per la Gran Bretagna, Sì, insomma, ma sì, c'ha sostanza, la ragione. Gran Bretagna sappiamo che entrano e poi escono, non si sa, ma il nostro è quello. Ora è chiaro che la parte PD confluirà nella maggioranza che si profila in Europa, ma con un peso francamente non determinante. L'altra parte va in Europa, ma fa parte della minoranza europea, cioè per la prima Dell'opposizione. volta dell'opposizione, la minoranza. Per la prima volta l'Italia, paese fondatore dell'Europa, non sta in maggioranza in Europa, sta in minoranza politicamente, ovviamente. Il che vuol dire che l'asse franco-tedesco che ha guidato l'Europa intergovernativa, mediato dalla presenza italiana, che faceva un po' da contropeso anche in termini geopolitici, il sud, il Mediterraneo, eccetera, qui rischia di diventare un asse franco-tedesco-spagnolo. Perché? Rischia di diventare o è già diventato Beh, perché? nei numeri lo è già No, diventato perché glielo dico sostanzialmente, perché perché. No, la se. delegazione spagnola va in maggioranza in Sì, Europa. tutte e tre le maggiori delegazioni spagnole, Appunto. PSOE, Ciudadanos e Partito Popolare, e in prospettiva sospetto pure Podemos. E oltretutto c'è un altro particolare: il ruolo del primo ministro spagnolo, il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, è un ruolo forte perché è solido ormai la sua posizione. Quindi, paradossalmente, è nei problemi che ci sono perché Francia, sia gli attuali governi, sia di Francia sia di Germania, poi quello che succederà in Germania a settembre lo vedremo, si sono indeboliti comunque per la crisi. Però. Proprio la Pedro Sánchez riesce a rinforzarli. E l'Italia dove va? Lei ha toccato un punto cruciale perché l'Europa vive di una diarchia. Da una parte c'è il Parlamento europeo per il quale abbiamo votato e quant'altro, però poi la Commissione, il Presidente della Commissione, i commissari vengono in qualche misura decisi dall'intergovernativa, cioè lì conta il ruolo del Presidente del Consiglio di ogni singolo paese. E allora, non solo in termini parlamentari, la Spagna va in maggioranza e noi andiamo in minoranza in Europa, ma anche in termini della presenza, diciamo, tra i rapporti tra i vari governi che decidono in Europa, perché è un'Europa intergovernativa. Beh, la posizione di Sanchez è certamente molto più forte di quella di Conte, Sì, ammesso che continui poi Conte a fare il anche Presidente perché del la Germania è Consiglio. guidata dai popolari, la Francia dai liberali e la Spagna dai socialisti, esattamente i tre partiti che poi faranno la supermaggioranza. Esattamente, quindi hanno una partecipazione forte in Parlamento e maggioranza in Parlamento. Poi nell'intergovernativa, che è, diciamo, la decisione che prendono i singoli governi nazionali, hanno anche una combinazione tra Francia, Germania e Spagna e anche, in un certo senso, dei leader che sono palesemente molto più forti dell'attuale leader Presidente del Consiglio italiano. Oh, in questa prospettiva, in questa situazione, e a questo punto andiamo dritti proprio sull'Italia, la situazione politica innanzitutto, lei è un economista, ma insomma l'economia, lei mi insegna, si chiama economia politica,
Quindi non a caso, direi, fin dai tempi di Adam Smith. Certo, essendo una scienza sociale, deve parlare dei comportamenti sociali e politici per prendere le decisioni poi di politica economica. Mi permetto che spesso gli economisti se ne dovrebbero ricordare un po' di più. Ma la situazione politica è in Italia. A questo punto lei che vede? Elezioni anticipate o il governo giallo-verde va avanti? Il governo giallo-verde va avanti con fatica e poi scoppia? Ma riprendo l'accenno che ho fatto prima all'inizio, e cioè la Lega ha vinto le elezioni e le ha vinte al di là delle previsioni più ottimistiche oggettivamente. Ieri sera si è cominciato con le forchette degli exit poll che davano la Lega al 27-30, si è chiuso praticamente al 34%. E oltre. E i 5 Stelle, che erano cominciati con una forchetta da 20-22 testa a testa col PD, si è concluso col 17 del Movimento 5 Stelle e invece 4-5 punti, quasi 23, quindi 5-6 punti in più del PD. Ora, questi risultati cosa dicono? Uno, che con questo Parlamento non esiste una maggioranza alternativa che qualcuno aveva ipotizzato PD 5 Stelle, sostanzialmente. Non esiste nei numeri, ma non esiste neanche politicamente, visto gli scambi cortesi che si sono fatti durante la campagna elettorale. Scusi se le faccio una chiosa, a lei ha perfettamente ragione, perché oltretutto, mentre prima si poteva ipotizzare che 5 Stelle più PD avessero il 50%, potessero arrivare al 50% facilmente di tutti gli elettori, ora stiamo al 40%. Esattamente, quindi non politicamente c'è, non c'è né nei numeri né politicamente questa maggioranza. Quindi con questo Parlamento o la Lega impone la sua agenda con i 5 Stelle che fanno da gregari, e questo vorrebbe dire, a mio parere, il suicidio finale dei 5 Stelle, oppure la Lega assume la responsabilità, come ho detto all'inizio, della sua vittoria elettorale per chiedere la leadership politica del Paese attraverso un bagno nuovo elettorale. E a quel punto però, questa volta, è prima e durante la campagna elettorale che deve indicare con chiarezza la strategia non solo agli elettori italiani ma anche al resto del mondo sul cosa fare dopo le eventuali elezioni politiche che potrebbero dare successo ad un governo Lega Fratelli d'Italia oppure a un governo riedizione del centrodestra a guida Salvini. Quindi il tema dei numeretti, come sono stati chiamati, tornano in realtà quei numeretti a diventare dei numeroni. I numeretti sono numeroni che si mischiano con i numerini elettorali, perché lei appunto ha detto o la Lega si impone ai 5 Stelle e massacra i 5 Stelle definitivamente, i 5 Stelle accettano il massacro che gli fa la Lega, oppure la Lega insomma va a chiedere la leadership andando alle elezioni. Ora